iniziare con il video, vi chiederò come al solito gentilmente di mettere un bel mi piace, mi piace, mi piace, mi piace, mi piace, mi piace al video per supportarlo, mi raccomando, grazie in anticipo. E se non l'avete ancora fatto e mi seguite, mi stalkerate, vi piacciono i miei contenuti, vi rilasso a dovere, come spero di fare, iscrivetevi al canale e seguitemi. Grazie. Grazie a tutti coloro che lo faranno e un grazie speciale a tutti coloro che mi seguono, mi supportano. Grazie mille, veramente grazie mille. Ma direi di iniziare subito con il video e di portarci un oggettino per fare anche qualche trigger, perché giustamente è un video ASMR, dobbiamo fare qualche suono per rilassarci, no? Dunque ho deciso di portare questo oggettino qua, vedete, che secondo me fa veramente dei suoni fantastici, ma questo sta a voi giudicarlo, quindi sappiatemi dire se i suoni prodotti che l'avevo già portato, ma per poco, sapetemi dire se gli oggetti vi triggerano abbastanza, cioè gli oggetti, i suoni vi triggerano abbastanza. Cavolo, ho raggiunto questo.
in avanti questa, scusate, questa mia pappardella, però è un pensiero che mi viene spesso in mente, questo di non etichettare, di non fissare troppi paletti, diciamo, in un lasso di tempo. Certo, bisogna magari cercare di non essere troppo, come dire, di non procrastinare, no? Però insomma bisogna cercare di dare un equilibrio alle cose. Questo sarà un video molto tranquillo perché voglio darvi il tempo di rilassarvi, quindi ci saranno sia chiacchiere sia trigger con questo oggetto che spero veramente che sia di vostro gradimento. A me piace veramente un bordello, piace veramente tantissimo. Sapetemelo dire e sapetemi dire anche quali sono i vostri obiettivi, se avete qualche progetto in cantiere che vorreste realizzare, scrivetemelo nei commenti, sarò ben lieto di leggerli. Sapete che ho un bel rapporto con voi e mi piace rispondere ai vostri commenti, mi interessa leggere i vostri commenti, quindi non preoccupatevi, condividete pure se avete il piacere con me i progetti che avete al momento, ecco. Dunque direi di cominciare magari da una cosa molto, che potrebbe sembrare molto stupida, che però in realtà tanto stupida non è, ovvero ultimamente da abbastanza tempo in realtà sono molto pigro con le letture, con il leggere libri. Potrebbe sembrare un'idiozia il mio proposito, un proposito è leggerli di più, ma in realtà non è un'idiozia, perché comunque leggere, oltre che essere, diciamo, uno strumento utile a ampliare il nostro vocabolario, quindi essere in grado di avere delle conversazioni molto più stimolanti, interessanti, articolate con altre persone, è utile anche per allenare il nostro cervello, per far sì che non impigrisca, che il cervello non diventi pigro, perché comunque il nostro cervello è come un muscolo, dunque essendo come un muscolo va allenato, quindi la lettura è un buon strumento per tenere il nostro cervello ben attivo e quindi non farlo invecchiare precocemente. Quindi un consiglio anche voi, invece magari di stare tutto il giorno davanti al telefono, cosa che faccio spesso anch'io, e qua arriveremo dopo, magari fatevi una buona lettura invece di star qua a guardare i miei video, attenzione, no vabbè, distrarsi con queste cose, come può essere una serie TV, un film o qualche video su YouTube, ci sta, però insomma deve essere un po', bisogna trovare un equilibrio anche in questa cosa, no? Quindi piuttosto ti guardi un video, ti guardi una puntata di una serie, ti guardi un filmetto, però poi magari prendi un bel libro in mano, un bel libro in mano e ti fai una bella lettura, che male non fa. Questo è uno dei miei obiettivi, diciamo, per quest'anno, o in generale comunque un obiettivo e basta. Dopodiché, altro obiettivo, questo è un po' più importante, voglio aiutare, diciamo, non sarò troppo specifico, persone a me vicine, che magari che sono per certe cose un po' in difficoltà e quindi vorrei essere in grado di aiutarle sia emotivamente ma anche a livello magari economico, per togliere determinati pesi dalla loro vita e alleggerire la loro vita, farli stare più tranquilli. Questo è un obiettivo per me veramente molto importante. Veramente questo è un obiettivo che vorrei realizzare assolutamente, questo veramente il prima possibile, quindi obiettivo, diciamo, primario, fissato in alto come video, è essere in grado di aiutare maggiormente
serene. Sto per intraprendere un altro percorso.
al momento in stallo, dunque questo è un altro obiettivo davvero importante che mi sono prefissato e spero di realizzarlo anche questo il prima possibile, ovviamente, perché quando uno ha un obiettivo a cui tiene particolarmente, giustamente spera di realizzarlo il prima possibile, però essendo una cosa molto importante e le cose molto importanti vanno fatte bene, non vanno buttate su, bisogna iniziare bene con delle basi già solide, con delle idee in mente ben delineate in testa, dunque voglio fare le cose comunque con calma, fatte bene, non devo farmi assolutamente fretta e quindi ecco, questo è un altro obiettivo, quindi investire su attrezzatura, investire anche sullo studio, perché comunque quando fai queste cose, anche se sai già magari fotografare, sei già arrivato a un buon punto come stile fotografico, non si smette mai di studiare, è una cosa che non bisogna darsi mai per arrivati, mai in nessun campo, bisogna sempre pensare che si può migliorare, ci sarà sempre qualcuno più bravo di te, ci sarà sempre qualcosa da imparare, l'importante è non essere mai dell'idea che basta, cioè sei arrivato qua, fine, no, non puoi andare più su, non puoi andare, devi sempre essere dell'idea che devi imparare, devi studiare, devi avere sempre la curiosità di chi ha iniziato, cosa molto importante, perché se no poi non migliori, anzi rischi anche di peggiorare in quello che fai, quindi tenete bene a mente che non si finisce mai imparare, bisogna essere umili, umili nel essere consapevoli che ci sarà magari qualcuno che potrà sempre insegnarti qualcosa. Se li avessi in casa, fuori dalla porta, che
fa casino, delle ore che passano davanti alla mia porta, che si fermano davanti alla mia porta a chiacchierare, che c'è un avanti e indietro nel mio giardino di continuo. Cioè, io voglio farmi miei, ok? Ok? Quindi questo è il mio obiettivo, devo trovare il modo di cambiare casa, non è molto facile, devo trovare una casa che sia consona anche ai miei animali, perché io ho un cane, un gatto, un coniglio, quindi insomma, però è un obiettivo che assolutamente mi sono prefissato, devo riuscire a realizzarlo. Scusate se mi avete visto probabilmente infervorato in questo tratto di discorso, però è un tasto che mi tocca particolarmente, un tasto, diciamo, tra virgolette, dolente, e quindi quando parto in quarta si vede che sono un po' così, ma no, non sono agitato e sono solo preso dal discorso, spero di non avervi turbato in qualche modo. Intanto faccio un po' di zona
non ci sia uno spazio, non ci sia lo spazio col cartello consentito per le biciclette, quindi non era consentito. Il ciclista si gira verso di me e io gli faccio, ero abbastanza turbato, gli faccio: ma scusa, ma non puoi farmi ste cose, cioè tu non puoi sfrecciare verso il mio cane, l'hai quasi messo sotto, ma sta attento, non puoi fare ste cose se sei dietro di me. Io non ho gli occhi dietro la testa e mi sono innervosito, anche perché io col mio cane ho sviluppato praticamente dei sensi di ragno e quando lo porto in giro sto attento al 100%, perché può succedere qualsiasi cosa con quell'animale, quindi ho una percezione molto ampia, sto attento che ci siano cani, sto attento che non passino bambini accorrendo, perché i bambini molto spesso fanno gesti un po' così, quindi bisogna stare attenti, perché non tutti i genitori insegnano come ci si approccia bene al cane, non gli stanno troppo dietro. E quindi sono molto attento, gli faccio: ma scusa, tu non puoi farmi, se sei dietro di me devi stare attento, non puoi sfrecciarmi così sul cane, il cane ha preso paura, il mio cane, il cane più buono del mondo, il più socievole del mondo, ha preso paura e si è incazzato con la bicicletta, giustamente. Io comunque sono in grado di gestirlo, l'ho tenuto, non l'ho fatto andare sulla bicicletta, però metti caso che fosse stato qualche centimetro più vicino, magari l'avrebbe ribeltato e nei casini sarei comunque andato io, nonostante che lui avesse sbagliato. Dito attenzione, e sto quasi incazzato, ho cominciato a urlarmi e a quel punto non ci ho visto più, mi ha detto: ma sei quei cani, devi essere in grado di gestirlo, e tu testa, cioè mi sono veramente infuriato, gli ho cominciato a urlare. Allora gli ho detto: ma cioè, stai scherzando, cioè non hai il casco, non hai suonato il campanello, non c'è neanche la luce sulla bici, era sera, vai su una zona pedonale senza casco, mi sfrecci così, vuoi anche far ragione. Ho cominciato a discutere, dopo mi hanno fermato, mi hanno detto: ma non vale la pena, vai via, e sono andato via, però mi sono innervosito veramente troppo, nonostante avessi ragione, mi sono innervosito veramente troppo, e anche perché quando, diciamo, se la prendono anche magari col mio cane, è come prendersela con me, la famiglia, quindi è un tasto un po' così, quindi mi altero particolarmente, anche perché io, come sapete, ho fatto anche scuola di istruzione, sono sempre rispettoso verso gli altri, perché so che non tutti amano gli animali, non tutti amano i cani, molti hanno paura, quindi sono il primo a rispettare le distanze, a stare attento, a tenere bene come si deve il mio cane, lo tengo sempre stretto vicino a me, anche se c'è una strada larga, infatti anche quella strada comunque era a fianco mio, non era distante dalla mia gamba, era vicinissimo, quindi vuol dire che il ciclista mi è passato proprio a filo, se avessi fatto un passo a destra mi avrebbe tirato sotto col cane e ci avrebbe fatto un male assurdo, quindi rendiamoci conto. Comunque il mio obiettivo è farmi scivolare le cose addosso, avere reazioni più tranquille, più pacate, e non rovinarmi, non farmi il sangue amaro per queste situazioni. Detto ciò, così vi ho raccontato anche l'episodio, sapetemi dire voi cosa ne pensate, se avete un'idea diversa dalla mia, ovviamente in maniera tranquilla, senza arrabbiarsi, senza insultarmi ovviamente, ma questo è scontato, ma non per tutti. Direi che con gli obiettivi abbiamo anche finito, almeno quelli più importanti, quelli che mi sono venuti in mente, ovviamente poi magari ce ne saranno anche altri, magari meno importanti. Le persone che dovevo attaccare le ho attaccate, ringrazio ancora ASMR ASAP per avermi attaccato, ciao carissimo, e io spero che questo video vi abbia interessato.